I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Siracusa e della Compagnia Carabinieri di Augusta, unitamente al personale della Squadra Mobile di Siracusa e del Commissariato di Lentini, dopo un'interrotta attività investigativa condotta dal momento dell'omicidio di Aldo Panarello, di 35 anni, hanno rintracciato a Catania il giovane omicida. Si tratta di Jonathan Parcella, di 28 anni, mentre si trovava presso un centro commerciale etneo. L'uomo è stato subito condotto presso la stazione Carabinieri di Lentini, dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto del pubblico ministero della Procura di Siracusa, Margherita Brianese, che ha coordinato le indagini. Sebbene il Parcella, non appena commesso l'omicidio, si fosse allontanato da Lentini, facendo perdere le proprie tracce, l'attività congiunta di Carabinieri e Polizia, che hanno condiviso le informazioni sull'uomo, ha permesso di orientare in breve tempo gli inquirenti sulle tracce dell'autore del delitto che veniva rintracciato presso il centro Sicilia di Catania. Il movente dell'omicidio deve ricondursi ad una serie di contrasti che nel tempo si erano acuiti tra l'omicida e la vittima, culminati nell'incendio dei beni di proprietà del padre di Parcella, avvenuto nella prima mattinata di giovedì scorso, quando il Panarello avrebbe dato alle fiamme un camper e un fabbricato nella campagna di Carlentini. Proprio per questo motivo il Parcella avrebbe deciso di regolare i conti con la vittima, affrontandola subito dopo, armi in pugno, in piazza Aldo Moro a Lentini. L'escalation dei dissapori tra i due che ha portato al tragico epilogo sarebbe però da ricondursi ad alcune divergenze nate a seguito di alcuni screzi nella gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti sulla piazza locale. Nell'ambito dell'attività investigativa è stata inoltre rinvenuta l'arma utilizzata per l'omicidio, una pistola Beretta calibro 7,65 che unitamente a due caricatori contenenti ancora sette cartucce veniva trovata occultata all'interno dell'autovettura di un familiare dell'omicida. Il Parcella, dopo aver ammesso le proprie responsabilità di fronte ai carabinieri e alla polizia, dalla stazione Carabinieri di Lentini è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Ecco, capitano Capuano, un'operazione dei carabinieri che è stata portata in porto. Sì, allora, ci tengo a precisarlo, non è stata solo un'operazione dei carabinieri, è stata un'operazione che è stata portata a termine dallo Stato nel completo, da una sinergia di forze dell'ordine. Sul posto del delitto intervengono in primis interviene la Polizia di Stato, interviene il Commissariato di Lentini. Noi immediatamente, come è giusto che sia in episodi di questa gravità, ci affianchiamo nelle ricerche una volta individuato l'autore del reato. Ricerche che sono state a tappeto per 48 ore dagli uomini della Polizia e dagli uomini dei Carabinieri. Andava avanti l'attività tecnica da parte della Polizia di Stato, andavano avanti le ricerche materiali anche sul territorio da parte dei Carabinieri che, insieme alle informazioni che avevano acquisito anche precedentemente, grazie a buoni rapporti, buonissimi rapporti che i Carabinieri 24 ore su 24 presenti sul territorio hanno con la cittadinanza, il punto di riferimento che rappresentano per la cittadinanza, hanno messo insieme fondamentale per ricostruire questo puzzle. Quindi un grande risultato, il risultato dello Stato, il risultato della sinergia e dei buoni rapporti che ci devono essere fra tutte le istituzioni, perché è solo così che si riesce ad arrivare al risultato. Ecco, per concludere, si parlava di delitto di mafia. No, mi sento di escluderlo, almeno per ora. È ovvio che poi ci saranno tutta una serie di attività che potranno accertare anche cosa è successo precedentemente nello specifico. Da una prima ricostruzione non è così, si riferisce invece piuttosto a degli screzi personali che c'erano fra la famiglia Parcella e quella del Panarello Aldo. Commerciale, uno giallo risolto in 24 ore. Sì, è un giallo grazie anche alle testimonianze della gente che ha potuto far sì che di addivenire solamente al colpevole e in poco tempo portarlo alla giustizia. Quindi anche è stato un omicidio efferato vicino a una scuola, quindi la gente, diciamo, ha capito che
l'omertà lì era finita, quindi c'è in pericolo i bambini, quindi in automatico immediatamente la gente è stata subito protagonista nel dirci chi era stato e chi non era stato, quindi poi successivamente sono state fatte determinati accertamenti in una sinergia con la famiglia che è stata importante, nella quale poi abbiamo convinto specialmente il capitano, ha avuto una capuana, ha avuto un'ottima sinergia con la famiglia, è riuscita a convincere appunto i familiari che la cosa più importante da fare era quella di costituirsi e presentarsi immediatamente. Quindi, diciamo che non è stata una cosa facile perché le trattative sono state lunghe e difficili. Quindi la collaborazione è utile e indispensabile? La collaborazione è alla base, specialmente dei cittadini, in un paese come Lentini dove purtroppo la microcriminalità la fa da padrone, quindi i reati sono all'ordine del giorno, quindi dobbiamo avere sempre un'attenzione da parte del cittadino che ci deve aiutare. Questa è importantissima, è alla base di tutto.